Ciao ragazzi, io sono Lo e vi do benvenuto su Cimaso TV. Eccoci qui al secondo episodio di Until Dawn. Direi di continuare subito a giocare. Continua. Vediamo. Sì, ci eravamo fermati qui l'ultima volta e siamo Sam. C'era un tipo qua tra gli alberi. Vediamo cosa succede. Usate a destra per muovere la visuale. Capito. L'ho sempre fatto comunque. Vediamo cosa succede. Dai, Sam. Tutto ormai contro. Sì, lo so. Oh, cosa? Il cancello non si apre, scavalca. Ecco Maledizione. di qua. Sicura. Ho sbagliato. Non ci credo. Quadrato. Cerchio. Arrampicati. Triangolo. Quadrato. E ce l'abbiamo fatta finalmente. Abbiamo scavalcato un muro. Eccoci che ci sta guardando di nuovo. Immagino chi sia quello. Ehi, piccolino. Hai fame? Carino. Capito. Andiamo. Se non sai come procedere, consulta l'obiettivo attuale per andare da R1. Ok, quello che c'era scritto prima. Onestà, carità, umorismo, coraggio. Ok, andiamo avanti. Cos'è questo? Le farfalle. Quello che c'era scritto prima. Morte, le farfalle nere pronosticano la morte del sognatore. Pericolo, le farfalle rosse. Perdita, le farfalle marroni. Guida, le farfalle gialle. Fortuna, le farfalle bianche. Ok. Dietro. Durante l'esplorazione troverai dei manufatti a forma di totem. Raccogli un totem e ruota per la farfalla colorata. Ok. Ok. R2. Giriamolo. Totem guida. Guida su una scelta che devi ancora fare. Ok, futuro incerto, che la capacità sia o meno dipende dalle scelte che farai. R1 per visualizzare i totem. Cerchiamo se c'è qualcosa. Wow, graffiti in montagna. Il passato va oltre il nostro controllo. Capito. Andiamo di qua. Ci sei? Apriamola. Ok, chiuso. Uno zaino. La tua borsa è qui, dove sei? Non è che sei nella borsa? Bene,
Che cos'è che abbiamo qui? Un cellulare. Cosa succederà? Non so che c'è da fare. Ah, guarda un po' chi c'è. Curiosa. Che spaventa. Chris. Metodico, una cotta. Chris è una cotta veloce. Protettivo, spiritoso. Mi hai spaventato. Scusa, sei la mia segretaria. Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Non so che ho fatto la scelta sbagliata. Oh, ehi. Ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico. Devi vedere da sola. Vieni, di qua. Dove? Proprio qui. Vedrai che roba super. Dai, seguiamo Chris. Qua c'era qualcosa. Guarda qui. Vediamo cos'è questo manifesto. Ok. Esaminiamo. Manifesto di cercato trovato in stazione. Un manifesto strappato di un fuggitivo. Data nelle montagne, datato 1998. Qualcuno voleva che la gente lo vedesse. Il Gran Victor, sesso maschio, altezza 1,88. Ho dimensionato Blackwood Pines, ovvero dove siamo noi. Ultima vista. Avvistamento del 98, ricercato per incendio doloso di primo grado. Mi è subitato chiunque abbia informazioni su questo pericoloso criminale. Contate la polizia provinciale al più presto. Polizia provinciale a cavallo di Blackwood. Police Monte provinciale di Blackwood. 98, ok. Bello! Secondo te il ricercato verrà a farci probabile. Visita? Ta-da! Niente male, eh? Già! Andiamo, guarda queste bellezze! Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno qui? Che intendi? Che cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto, il padre di Josh? Sì. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Adesso in teoria sono Chris. Ok. R2 per sparare, quindi. Ok. Ok. Eccoci qui. Wow, bel colpo, Tex. Grande, sono un duro. Sono un vero duro. Secondo me è un chiaro caso di fortuna del principiante. Non credo proprio, ragazza. Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. Di uno scoiattolo. Bel colpo. Ti ho appena fatto il culo. Ehi, cecchino, arriva la funivia. Aspetta, ci sto prendendo la mano. Dai, Chris, c'è la funivia. Aggiornamento effetto farfalla. Cavolo, odio quando faccio le scelte e non so cosa succederà. Cazzo, certo. Che è davvero strano ritrovarsi quassù dopo un anno. Già, sono arrivata qui e tutti i ricordi sono... strano. È chiusa. Già. Josh voleva tenerla chiusa. Tiene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che
Una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Dopo di te. Un vero gentiluomo. Hai chiuso chiave, vero? Ehi, vediamo se c'è qualcosa. Quindi qua non posso andare. Credevo la cabina fosse più vicina. Dovremmo aspettare. Comincia a venirmi voglia di fare qualche tiro al poligono. Ma quanto ci vorrà? È una montagna alta. No, di qua intanto. Già. Bellissima di giorno, ma di notte è minacciosa, come un gigante addormentato. Lo pubblicherai? Che posto strambo dove andare a fare. Il sanatorio. Anche per dei ricconi. Non sono così ricchi. Hanno solo una montagna. Le telecamere. Finalmente, vieni. Ma, beh, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok. Ballo della scuola. Si comincia. Sì, l'avventura ha inizio. Oh, spero sia stata la scelta giusta. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene, bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, no, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok, e? E così sono finito dietro. E? Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. E siamo diventati amici, fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno... Chi lo sa? Potresti essere su questa funivia da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Che bella storia. Sono ancora una funivia. Dai, che sono quasi arrivati. Jess, la nuova ragazza di Mike, sicura di sé, fiduciosa, irriverente. Oh cavolo, arriva qualcuno, vediamo chi è. Io sta qua l'odio. Non so perché. Vediamo se c'è qualcosa anche qua. Andiamo piano piano. Cavolo, mi spavento. Cos'è stato? Jess, ehi! Hey. Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Ci siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? Per favore. Ok. Oh mio Dio. Me la sono vista brutta. Altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Ah, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Ehi, Chris. Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come i miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti.
Sembra che qualcuna abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Chris. Cavolo, mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Mike e Emma hanno rotto. Ora lui sta con me. Wow, tragedia. Non direi. Tutto facile fuori, Emma. Poi ho fatto con quella scelta giusta. Ah. Va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho aggiornamento di stato. Questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Intendi Mike? Cosa? Ma no! Dicevo, chiunque. Ah. Sam? Oh, visto che panorama, voglio dire, cavolo! A volte mi scordo di fermarmi a ammirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funivia? Emily Lex di Mike. Intelligente, intraprendente, persuasiva. Non credo che sarebbe stata così pittoresca. Beth, il nuovo ragazzo di Emily, determinato, ambizioso, attivo. Scusai. E non c'è mai un facchino quando serve. Adesso siamo Matt. Ok. Dovrei andare a portare anche valigia. No, i brividi. Ci siamo quasi. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti quassù. Voglio dire, cosa pensi che... No! Ah! Gesù! Ecco qua Mike, che si è fatto prendere un bello spavento. Intelligente, motivato, persuasivo. Ragazzi, Michael! Davvero, avreste dovuto vedere le vostre. Anche la mia dovete vedere. Mi viene da prenderti a pugni. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Em. Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Michael, lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana. Già. E lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... no, meglio che vada a dare un'occhiata. Infatti. Alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Bene. A dopo. A dopo. Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì, tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare, ci siamo quasi. È importante, Matt, ti prego. Da Mike. Em, sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero. E perché mai? Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo la roba qui e verrò con te. Non ce la ruba nessuno. Matt, mi prendi in giro? Non puoi lasciarmi sola neanche per 5 minuti? Non ti fidi di me? Ma non è per quello. Perché non mi ascolti? Devi sempre controbattere su tutto quello che dico. Scusami, Em... Volevo solo essere gentile. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi, ok? Che brutta persona. Ok. Va bene. Come vuoi. Grazie. Ci vediamo su dopo che ho trovato Sam. A proposito. Vai a andare da soli. Ecco qua, esce. Ha una cotta per Chris, accademica, curiosa, schietta. Baita degli Washington.
Sai cosa che devo fare qua? Non so guardarmi in giro. Ecco. Oh, ehi. Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Non si dice ogni lasciata è per... Mike e Emily. Oh! Oddio! Ehi! Oh! Ehi, wow! Scusami! Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, vabbè, Matt! Un po' volevo spaventarti, ma spaventarti poco, non per davvero. Oh mio Dio! Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Ah, Fammi guardare. Mentiamo o lo incoraggiamo? Meglio mentire, secondo me. No, non si vede molto. Non c'è proprio niente di interessante. Cosa? Solo... Ma dai, scommetto che riuscirò a vedere un orso che si pappa una volpe. Oh, vediamo se... Ah, certo. Fai pure. Bene. Figlio di... puttana! Sul serio, Emily? Ma che cazzo? Dai, non è come sembra. Non è come sembra? Forse... Con Em non è mai come sembra? Mai? Non lo so, io... Oh, maledizione! Dai, non litigate tra di voi. Matt! Cavolo, odio queste scelte. Adesso siamo Jessica. Leggi il libro, controlla il telefono. Cavolo, ancora uno spavento. Dimmi che non l'hai fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Fuori alla panchina. Oh, ma sei tremenda! Zinger! Angolo, ok. Devi fare di meglio, eroe. Dove ti stai nascondendo, piccolina? Peso! Centro! Ehi! Quadrato! Oh, ecco! Ehi, andiamo! Ehi, hey, Mike! Peso! Ok, mi hai fregato? Va bene, ok. Non devo fare una cosa migliore da fare. Non puoi nasconderti, Michael. Conosco tutti i tuoi trucchi. No, no, ho cercato di colpire l'uccellino. Ok, andiamo di cavolo, ce la so. Non ci arriva, non ci arriva, no. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Quadrato. Basta! No, tesoro, ancora, finché non cadrai. No. Ecco, finito, tutto fatto. Allora sono caduta? Non direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Ok, è un titolo un po' ambiguo. Mia signora. Mi cogli palle di neve. Ah! Oh, ok. Ok, ti spetta un premio. E sarebbe? Beh, una cosa mi viene in mente. Sì? Però dovrai aspettare, più tardi. Saliamo alla baita. Già, anche se qui è così bello. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare qui per sempre, a patto che ci sia anche tu, per dei baci infiniti. Soltanto baci? Beh, più o meno. Beh, mi sa che finiremo per morire congelati fra quel più e quel meno. Già.
Un altro aggiornamento di stato. Che sta arrivando sulla funivia? Dottore? Ci si rivede. Ehi là. Come ci sentiamo? Pare che abbiamo appena grattato la superficie della nostra ultima seduta, quindi ora andremo più in profondità. Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Prendi il libro e sfoglia le Ok. pagine. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Abbiamo preso il libro. Gli uomini, le donne, gli uomini. Che ne so io. Tra l'altro è una brutta faccia. Vediamo le donne, gli uomini. Non vediamo questo perché c'è il clown. Quello che sarebbe un tipo. L'aereo, gli aerei o la folla? Ma la folla. Prima pagina. L'altezza annegare. Annegare. Le serpi, i ratti, le serpi ovviamente. Prima pagina. Le pistole, i coltelli. Le pistole. Andiamo pagina. Le serpi, scarafaggi, le serpi. Le allora. Gli spaventapasseri, i clown. Quella a sinistra è una brutta faccia, mi fa anche paura. Le viscere, i corvi, le viscere. Ah, mi ha spaventato, dottore. Hai avuto paura? Mi spiace. Stai andando molto bene. Che schifo. Non preoccuparti. Non mi sto preoccupando. Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva risulterà questa esperienza. Ok. Prima pagina. I ragni, le serpi, a manira, le serpi, scusate. Prima pagina. Gli aghi, le viscere, le viscere. Prima pagina. Ah no. Prima pagina. I clown, i zombie, gli zombie. Prima pagina ancora. Le viscere, i lupi. Le viscere. Come arrivano sempre le viscere? Le viscere, i fulmini, le viscere. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Serpi, zombie, viscere. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Ah, ancora una volta, temo che il tempo sia finito. Ma ne riparleremo Non ho presto. capito. Ci vediamo. Negli episodi precedenti. Non pensate che sia uno scherzo un po' No, crudele? andiamo, se lo merita. Anna! Che succede? Dove va mia sorella? Era solo uno scherzo, Anna. Cristo santo!
Ecco, Beth e Anna sono morte così. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana! E così sono finito dietro. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Boom! Effetto farfalla. Questa montagna sembra più grande di quasi che ci sa. Ma ora l'alba. Fa lo stesso effetto anche a me. Josh, fratello di Anna e Beth. Complesso, pensieroso, affettuoso. Dai, tu sei cresciuto qui, semmai ti sembra più piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ehi ragazzi, tutto bene la salita? Sì, beh, più o meno, ma è bello vederti. Che gli prende? Ecco di nuovo tipo che ci guarda. Ehi, ehi, ehi. Allora, ci diamo da fare qui o cosa? Certo. Ok, come stai? Ehi, come va? Deve essere difficile senza le tue... Basta. Io volevo solo... So cosa intendevi. Davvero, l'ho superato. Voglio solo che ci divertiamo, va bene? Come abbiamo sempre fatto. Dannata serratura del cazzo. Ghiacciata? Ovviamente. Ci sarà un altro ingresso? Ci sono mille ingressi, ma sono tutti chiusi. Non deve esserci una finestra che possiamo aprire. Qualcosa del genere. Aspetta, vuoi fare un'effrazione? Dubito si possa parlare di effrazione a casa tua, no? Non se non sporgo denuncia. Vai strada, capo. Ehi, Ash. Ciao, Chris. Allora, come stai? Bene, però ho un po' freddo. Mi raggomitolerei volentieri davanti al fuoco. Già, sarebbe piacevole. Ok. Va bene. Per ora ci fermiamo qui. Ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio. Alla prossima. Anna, oh mio Dio, stai congelando. Ecco, prendi la mia giacca. Sono una stupida. Che scema. Che... cos'era quello? Anna, Beth. Dai, correte, correte, correte.